pomeriggio a tutti, grazie di essere intervenuti. Siamo arrivati al quinto appuntamento di questo ciclo organizzato dall'ISREC sulla rinascita dell'Italia democratica e il processo di costruzione dell'Unione Europea. Prima di passare la parola al professor Rosello, volevo però rinnovare i ringraziamenti degli enti che hanno collaborato con l'ISREC perché questo progetto diventasse una concreta realtà. Ricordo che il progetto ha il patrocinio della Regione Liguria, del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e della città metropolitana di Genova, che ci ospita, anzi ospita tutti gli incontri, e la collaborazione dell'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia, del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Genova e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria. Il tema di oggi, lo sapete appunto, è la Costituzione della Comunità Europea dal carbone e dell'acciaio, la famosa CECA, e la via del processo europeo. Quindi al centro c'è l'energia come motore di sviluppo non solo di un progresso sociale, ma anche di mutamenti istituzionali profondi. È evidente che questo tema non è legato solo a quel periodo degli anni 50, ma assume oggi più che mai echi di sconvolgente contemporaneità. Il professor Rosello non ha bisogno di presentazioni, soltanto vorrei solo sottolineare quanto i temi della politica economica, dell'integrazione europea, dell'economia dello sviluppo, del federalismo, dove siano stati al centro sempre della sua opera, del suo studio. Io non voglio dilungarmi oltre perché dopo il suo intervento ci sarà spazio per eventuali domande e poi ci sarà una conclusione da parte del nostro presidente dell'ISREC, dottor Rosetti. Grazie ancora e passo la parola al professor Rosetti. Ringrazio molto il presentatore e sottolineo un elemento che mi ha colpito molto raccogliendo le idee per introdurre questa conversazione. E questo elemento che mi ha colpito riguarda la velocità estrema con cui, a partire dall'inizio del 1950, con qualche anno prima in cui già questi temi stavano maturando, è stato possibile prendere delle decisioni che avrebbero modificato il quadro della democrazia europea per i successivi 60-70 anni. Oggi, a proposito delle molte difficoltà in cui si trova il processo di integrazione europeo, in considerazione dei pesanti costi che siamo stati costretti a sopportare, no, in seguito alla crisi del debito sovrano, spesso si sente qualcuno che chiede di modificare gli assetti istituzionali della Unione Monetaria Europea allo scopo di renderla sostenibile. E in queste occasioni spesso si prospetta un futuro abbastanza indefinito in cui sarebbe necessario procedere per tappe in vista di questa modifica istituzionale che oggi si richiede allo scopo di mettere in sicurezza l'obiettivo raggiunto dell'integrazione monetaria europea. Ci
sono alcuni documenti che parlano di 10-15 anni. Beh, questo confligge, in modo netto, con quanto invece accadde all'inizio degli anni 50. Nell'arco di pochi mesi, nell'arco di pochi anni, fu possibile modificare radicalmente il quadro istituzionale e dare la via al processo che tutt'oggi è in corso. Questa è una prima premessa. La seconda premessa riguarda il contenuto specifico del mio intervento. Al di là dei dettagli di natura strettamente tecnica, come era organizzata la CECA, quali erano le istituzioni che ad essa facevano capo e così via, necessari per comprendere la ricchezza del tema che oggi qui ci occupa, il mio obiettivo sarà di mettere in prospettiva storica questo processo, individuando soprattutto quali sono state le condizioni, quali sono stati i fattori che hanno consentito di lanciare il processo di integrazione europeo. Ecco, fate queste due premesse e entriamo in argomento. Il punto di partenza può essere costituito dalla dichiarazione di Schuman il 9 maggio del 1950. 9 maggio che poi successivamente sarà proclamato come giornata dell'Europa, anche se non sempre ai giorni nostri questa scadenza viene sufficientemente ricordata. Si tratta della dichiarazione che dà via tutto il processo di integrazione europea. In senso lato, voi forse sapete che inizialmente il processo di integrazione europeo fu caratterizzato da una forte enfasi sugli elementi di natura politica. L'obiettivo in quel periodo, parlo degli anni 50, primi anni 50, era di giungere ad una federazione europea, di giungere agli Stati Uniti d'Europa, come oggi si dice a distanza di molti anni, riprendendo lo slogan di quel periodo. Bene, questa prima fase fu avviata dalla dichiarazione Schuman, dalla creazione della CECA e fu così iniziato, ripeto, un processo che aveva contemporaneamente delle profonde motivazioni di carattere politico, aveva anche l'obiettivo finale di giungere ad uno Stato europeo, in concomitanza con l'accentuazione degli aspetti di natura economica. In effetti sappiamo che dopo la CECA, qualche anno dopo, ha firmato il Trattato di Roma che diede avvio al processo di integrazione economica dell'Europa. Ma in quel periodo in cui stiamo parlando attualmente, entrambi gli obiettivi erano compresenti. La dichiarazione Schuman fu redatta fondamentalmente da un gruppo di collaboratori di Schuman, che era stato primo ministro, in quel momento era ministro degli esteri francese, e fra questi collaboratori spiccava la figura di Jean Monnet, a ragione considerato uno dei maggiori padri dell'Europa. L'analisi che è contenuta in questa dichiarazione in buona misura è ispirata alla visione politica di Jean Monnet. Jean Monnet era un suggeritore dei politici in senso proprio, aveva alle spalle una ricca esperienza sia di natura istituzionale, per esempio aveva collaborato con
quella che poi diventò l'ONU, l'Unione delle Nazioni, come funzionario, era nel contempo tecnico e ispiratore di uomini politici importanti, non ultimo lo stesso De Gaulle, che all'inizio di questo processo si incontrò ripetutamente con Jean Monnet. E Jean Monnet ha un rilievo particolarissimo nella storia del processo di integrazione europea, in quanto è l'ispiratore del metodo istituzionale funzionalista che ancora oggi è sul campo. L'obiettivo di questa dichiarazione in sostanza era di dar vita a un inizio di integrazione europea nel campo del carbone e dell'acciaio, con l'obiettivo di togliere questi due strumenti che avevano consentito alle potenze europee di scatenare le due guerre mondiali, in vista dell'obiettivo della pacificazione europea. Jean Monnet e gli uomini politici di quel periodo che furono al suo fianco operavano in un contesto di natura culturale in cui l'obiettivo dell'unificazione europea era presente. Ricordo semplicemente che fra i vari progetti di creazione di una statualità europea era stato negli anni 30 il progetto di Briand, primo ministro francese, che nel 1940, quando la Francia stava per essere invasa dagli eserciti israeliani, Churchill stesso propose di creare una sorta di mini federazione europea fra la Francia e l'Inghilterra. E prima ancora, ad esempio, nei tre quarti del secolo XIX, l'avvio del processo di unificazione monetaria europea, con l'esperienza della Unione Monetaria Latina, era ispirato a obiettivi di natura politica. Per esempio, il presidente dell'Unione Monetaria Latina, che partì intorno alla metà degli anni 60 del 200 e poi si concluse con il successo in seguito alla prima guerra mondiale, di creare questa unione monetaria fra i paesi europei a partire da quelli latini, personaggio che è un nome un po' bizzarro per le nostre orecchie, Félix Esquirieu. Ebbene, sottolineava il fatto che l'Unione Monetaria Latina costituiva una premessa alle future federazioni democratiche che avrebbero interessato i paesi europei. Quindi eravamo di fronte ad un contesto di natura politica culturale in cui l'idea dell'unificazione europea non era affatto assente, anzi era fortemente presente. E in questa dichiarazione si sottolinea il fatto che la Francia è sempre stata alla testa del processo di integrazione. Si era messa appunto nei 20 anni precedenti a questa dichiarazione, la Francia si era mossa in quella direzione. Troviamo qui un elemento che poi sarà presente lungo tutta la storia del processo di unificazione: il fatto che di norma gli obiettivi
di avanzamento e di processo di integrazione sono sempre stati suggeriti dalla Francia. Obiettivi che fondamentalmente sono stati obiettivi di tipo confederale, anche se nel caso specifico il documento di cui stiamo parlando, la dichiarazione Schuman, era invece ispirato all'obiettivo federale. E voi forse sapete che esiste una differenza fondamentale tra una confederazione e una federazione. Confederazione è un'alleanza di stati sovrani, non nasce un nuovo stato, è un'alleanza. Mentre una federazione è uno stato vero e proprio, sia pur organizzato con livelli differenti di sovranità. E l'obiettivo in questo caso era duplice, perché alcuni degli ispiratori del processo, come Chamonix, avevano l'obiettivo di giungere alla federazione europea, allo stato europeo vero e proprio. Altri, dico lo stesso, quel periodo parlava di una confederazione europea. Bene, in questa dichiarazione in sostanza si sottolinea la necessità appunto di pacificare l'Europa. Rammento che questo rappresenta sotto il profilo storico il frutto più avanzato del processo di integrazione. L'aver garantito dopo secoli e secoli di guerra tra i paesi europei, in particolare dopo due guerre mondiali che avevano distrutto quasi per intero l'Europa, di instaurare su una base di rapporti pacifici i rapporti tra gli stati europei. Tra le caratteristiche dei procedimenti istituzionali suggeriti da Jean Monnet, vi è un punto che è opportuno sottolineare, che riguarda un'iniziativa volta a modificare su un punto limitato ma decisivo il quadro istituzionale che l'Europa si trovava di fronte in quel periodo. E questo è un elemento che è rimasto nel quadro del processo di integrazione europea. Ogni volta, fra sconfitte, ci sono state parecchie sconfitte del processo di integrazione, e avanzamenti, ci sono stati numerosi avanzamenti. Rammento l'ultimo, che è questo dell'Unione Monetaria Europea, i politici che si battevano per giungere a uno Stato europeo avevano l'obiettivo di identificare un punto preciso su cui intervenire, perché come lo stesso Jean Monnet sottolinea, non era possibile fare l'Europa dall'oggi al domani. L'Europa, si dice in questo documento, sarà fatta un poco per volta, creando degli interessi comuni, perché si partiva dal carbone dell'acciaio, questo detto perché, come accennavo all'inizio, questi due fattori avevano costituito l'elemento della base della potenza di Francia e Germania. E già allora, in questo documento, si sottolinea la necessità basare il processo di pacificazione dell'Europa sull'intesa franco-tedesca. Spesso si sente dire che il motore del processo di integrazione è l'intesa franco-tedesca. È stato vero questo fatto in larghissima misura, anche se non sempre. Ma già a quell'epoca, appunto, si sottolineava la centralità di un elemento che poi sarebbe stato decisivo ai fini del progresso del processo di integrazione europea, il problema della Germania. Che fare della Germania? Un
problema che è rimasto sullo sfondo per tutti gli anni successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale e che non è stato del tutto risolto, perché ancora oggi, pur in presenza di un assetto di totale pacificazione tra i paesi europei, la leadership tedesca crea qualche difficoltà, come sappiamo, no? Come si è visto negli ultimi tempi, dall'esito del contrasto fra la Germania e la Grecia quest'estate, alcuni mesi fa. Quindi l'obiettivo era di porre questa base di potere degli Stati europei nel quadro dell'Europa, sottraendo la gestione del carbone e dell'acciaio alla sovranità dei singoli paesi, sottoponendoli, carbone e acciaio, ad una gestione comune europea. Anche qui abbiamo un elemento che va sottolineato riguardo al processo di integrazione. Come opera, come si svolge il processo di integrazione? Beh, opera sottraendo alla competenza degli Stati membri alcuni compiti che vengono affidati a un livello superiore. A questo punto si potrebbe aprire una parentesi che riguarda il tema attualissimo oggi del rapporto fra il processo di integrazione europea e le democrazie nazionali. Secondo voi è stato rispettato il principio democratico nel modo in cui i paesi europei riuniti intorno alla Germania hanno obbligato la Grecia ad accettare un pesante piano di ristrutturazione economica dopo i molti sacrifici che il popolo greco aveva già effettuato? Chiaramente no. Ed è nel meglio della verità questo, anche perché man mano che si procede verso l'obiettivo ultimo del processo di integrazione e vi sono degli ostacoli, dei blocchi che comportano dei grossi sacrifici, si scopre che fra le democrazie nazionali e il processo europeo c'è una cesura. Una cesura che secondo alcuni, sapete che questo è un periodo da qualche anno a questa parte in cui tutti i paesi stanno sorgendo dei movimenti e anche dei partiti politici contrari al processo di integrazione. Secondo alcuni questa questione si risolve distruggendo in pratica l'Unione Europea, retrocedendo ai singoli paesi le vecchie competenze. Sapete che attualmente uno dei temi all'ordine del giorno del processo di integrazione riguarda la richiesta che la Gran Bretagna sta effettuando all'Unione Europea per poter accettare di rimanere all'interno dell'Unione Europea stessa. Con la certezza che i partiti, i movimenti che si battono per questo recupero della sovranità nazionale sono destinati all'insuccesso, possono chiaramente bloccare il processo per qualche anno, ma anche ammettendo che sia possibile ritornare ad un pieno controllo di ciò che è stato trasferito all'Unione Europea da parte dei singoli paesi, i singoli paesi poi si troverebbero a mal partito nell'ambito della globalizzazione, perché è chiaro che un paese di 10, 20, anche 60 milioni di abitanti in un contesto in cui le grandi potenze che contano sono gli Stati Uniti, la Cina, il Brasile, non sarebbero in grado di difendere gli interessi
di ogni singolo paese. Questa è la soluzione regressiva, c'è la soluzione progressiva. Nel senso che quando ci si rende conto che il processo di integrazione europea mette in crisi le sovranità nazionali, si sottolinea la necessità di trasferire la sovranità a livello europeo, la sovranità e la democrazia a livello europeo. Su questo punto vi concludo con un interrogativo. Secondo voi la Banca d'Italia, quando ha rinunciato formalmente, e l'Italia in generale, alla sovranità monetaria in occasione della nascita dell'Unione Monetaria Europea, ha fatto un buon o un cattivo affare? Qualcuno dice, ah, abbiamo rinunciato alla sovranità. Momento, cosa faceva la Banca d'Italia prima che si arrivasse a creare l'Unione Monetaria Europea? Secondo voi? Aspettava. Non dico che qualcuno telefonasse da Bonn e poi successivamente da Berlino per raccontare cosa aveva deciso la Bundesbank, ma aspettava di sapere cosa aveva deciso la Bundesbank per immediatamente dopo accodarsi. E quindi l'Italia con gli altri paesi che fa parte dell'Unione Monetaria non hanno rinunciato alla sovranità che di fatto era inesistente. Anzi, oggi, quando la Banca Centrale Europea prende le sue decisioni, siamo di fronte ad un processo in cui queste decisioni sono prese dai rappresentanti dei singoli paesi, cioè il rappresentante della Banca d'Italia. Chiudo questo elemento di attualità. E in questo documento si sottolinea appunto la necessità di creare questa nuova istituzione allo scopo di garantire la pace, di procedere alla creazione di un nuovo assetto in cui gli strumenti della guerra fossero tolti dalla disponibilità dei singoli paesi, ma si sottolinea anche la necessità di dar vita ad un inizio di un processo di integrazione economica, nel senso che, come poi accadrà quando verrà approvato il Trattato di Roma e nascerà la comunità economica europea, che poi negli anni 90 si trasformerà nell'attuale Unione Europea, il processo di integrazione è in grado, europeo, è in grado di fornire i vantaggi di carattere economico. Una delle ragioni per cui i migranti si stanno trasferendo quando possono, con gravi pericoli, come sapete, verso l'Europa, e qui in Europa abbiamo creato democrazia, pace e benessere, a differenza di quanto accade in altri paesi. Bene, ora si tratterebbe di esaminare quali erano le caratteristiche specifiche del trattato della CECA. Mi limito qui ad affermare che il trattato della CECA rappresentava un salto in avanti notevole rispetto al contesto di natura internazionale in cui operavano i paesi europei. Se dovessimo dare un giudizio sul grado di federalismo, come obiettivo ultimo, che caratterizzava la CECA da una parte e ha caratterizzato e caratterizza tuttora la comunità europea, l'Unione Europea dall'altra, non c'è dubbio che il grado di federalismo era più avanzato nel caso della CECA che non nel caso della Unione Europea, Comunità Economica Europea in precedenza, nel senso che l'alta autorità
che era in condizione di decidere in modo sovrano su tutto ciò che riguardava il mercato dell'acciaio, il mercato del carbone, con delle decisioni che erano immediatamente operative. A questo punto opportuno, in attesa forse di ritornare più avanti sulle caratteristiche, le altre caratteristiche istituzionali della CECA, entrare nel vivo della mia conversazione indicando alcuni dei fattori fondamentali che hanno portato all'avvio del processo di integrazione. Vi sono fattori di lungo periodo, di carattere istituzionale, da un lato, e dall'altro ci sono fattori di medio periodo che hanno rappresentato un'occasione per. Tuttavia questi ultimi fattori di carattere secondario non avrebbero potuto operare in assenza di alcune tendenze di fondo. E le tendenze di fondo che spiegano l'avvio del processo di integrazione europeo sono, in primo luogo, la fine del sistema europeo degli Stati. Voi forse avete sentito nominare la pace e la conferenza di Westfalia, a metà circa del 600, con la quale si dà avvio ad una modifica profonda del quadro delle sovranità europee. Si superano le guerre di religione che avevano sanguinato per decenni, se non per secoli, un secolo e mezzo, i rapporti fra stati europei, e si creano le condizioni per il rafforzamento dello Stato nazionale. Alcuni stati nazionali già erano presenti, la Gran Bretagna, la Francia, altri stati erano in ritardo, la Germania e l'Italia, però il punto di svolta è rappresentato nella storia europea dal Trattato di Westfalia. Nasce così il sistema europeo degli Stati, che in una certa misura era stato anticipato dai rapporti fra staterelli italiani nel 4 e 500. È un tema di grande interesse questo, che è riferito ad alcuni giganti del pensiero storico e giuridico della Germania. In particolare, fra questi, Ranke, Meinecke, un autore poco considerato, ma a mio giudizio centrale, è rappresentato da Ludwig Behio, con l'H in mezzo. Cito questo autore perché, a mio giudizio, è quello che ha saputo in modo più chiaro descrivere il funzionamento del sistema europeo degli Stati. E la sua opera fondamentale si chiama, infatti, Equilibrio o Egemonia. Gleichgewicht, Hegemonie. Secondo questa scuola di pensiero, che risale appunto alla scuola storica tedesca, in Europa, dopo il Trattato di Westfalia, si crea un sistema complesso in cui volta a volta un paese tenta di conquistare il centro dell'Europa, tenta di diventare la potenza egemone dell'Europa, da Carlo V, dalla Spagna inizialmente, alla Francia successivamente. L'ultimo tentativo fu fatto dalla Germania con le orde hitleriane. A fronte di questo tentativo egemonico, gli stati europei si coalizzano tra di loro per resistere.
tentando di mantenere in equilibrio i rapporti fra i paesi europei, con l'avvertenza che nel corso poi dei secoli questo sistema è garantito dalle potenze laterali, in particolare dalla Gran Bretagna, inizialmente da una parte, ricordate, le guerre napoleoniche, no, fra la Gran Bretagna e la Francia, e poi successivamente Stati Uniti e dall'altra parte, con riferimento alla Seconda Guerra Mondiale, l'Unione Sovietica. E sarebbe molto interessante sviluppare questo argomento, ma ovviamente non ne abbiamo il tempo. Dico solo che con la fine della Seconda Guerra Mondiale questo sistema crolla, nel senso che tutti i paesi europei fossero formalmente vincitori, pensate appunto alla Gran Bretagna, o vinti, pensate alla distruzione della Francia, dell'Italia e della Germania, avevano perduto il loro potere. Si verifica la cosiddetta eclissi della sovranità nazionale. E questo toglie di mezzo un ostacolo in vista della cooperazione tra paesi europei. Prima non era possibile, proprio perché tentativi di creare delle istituzioni comuni fra i paesi europei erano bloccate dalla politica della ragion di Stato. Ogni paese tentava di rafforzare se stesso a discapito degli altri. Questo è un elemento. L'altro elemento è di natura economico-strutturale, la modificazione del modo di produrre, la nascita del modo di produzione scientifico, vale a dire un assetto di natura economico-strutturale che è in grado di sfruttare i grandi spazi che erano a disposizione dei paesi che se lo potevano permettere, degli Stati Uniti, ma non l'Europa, perché, come sapete, il periodo tra le due guerre era stato caratterizzato da una forte chiusura dei singoli paesi al loro commerciale, intendo, al loro interno. Anche qui sarebbe interessante scegliere i dettagli di questo nuovo modo di produzione. Sottolineo soltanto due elementi. L'elemento cruciale è rappresentato dal fatto che ormai la scienza è un fattore produttivo diretto, mentre prima nel vecchio modo di produzione industriale era indiretto. E un altro elemento cruciale, a cui ho appena accennato, è rappresentato dal fatto che questo modo di produzione scientifico richiede dei grandi spazi. Richiede dei grandi spazi per poter mettere a frutto tutte le capacità produttive, riduzione dei costi e quant'altro. E questo è l'elemento che poi ha spinto i paesi europei ad attivare il processo di integrazione economico, a smantellare le dogane, gli ostacoli ai trasferimenti, prima delle merci, poi addirittura anche delle persone tra paesi europei, e ha dato vita appunto a un processo di crescita economica consistente. Ricordo, in via del tutto marginale, che è all'interno di questo processo che l'Italia si è trasformata da un paese arretrato fondamentalmente a struttura agricola in una delle potenze industriali principali del mondo. No? È stato un periodo in cui l'Italia, in seguito all'avanzamento del processo di integrazione, era diventata la settima potenza industriale del mondo. Poi c'erano dei fattori di medio periodo che hanno consentito di attivare il processo di integrazione della CECA, la quale CECA incidentalmente, da dove ne ho appena parlato,
aveva anch'essa l'obiettivo di eliminare gli ostacoli al trasferimento dei prodotti del carbone e l'acciaio all'interno di questo mini mercato europeo in formazione. Ecco, e gli elementi di natura puntuale che hanno consentito la nascita della CECA, i fattori occasionali, sono sostanzialmente due. Da una parte avevamo la guerra fredda, un periodo in cui all'inizio si pensava addirittura ad estendere alla stessa Unione Sovietica il processo di integrazione. Ma evidentemente ciò non fu possibile, rammendo così in passata che in seguito appunto al processo di integrazione sono sviluppati anche i movimenti federalisti a partire dal 43. E qui a Genova all'inizio molti del Partito Comunista facevano parte del movimento federalista, salvo poi abbandonarlo quando la guerra fredda rappresentò un elemento di fondamentale divisione dell'Europa. E, è chiaro che la Germania aveva tutto l'interesse, gli Stati Uniti avevano tutto l'interesse al mantenimento di una situazione di benessere in Europa e di qui l'aiuto fornito col piano Marshall, che era diretto non ai singoli paesi ma insieme ai paesi europei, dando inizio a un processo che per esempio con la creazione dell'OECE avrebbe dovuto poi successivamente portare allo sviluppo di forme di integrazione economica. E per un lungo periodo di tempo gli Stati Uniti hanno appoggiato il processo di integrazione europea. Per un lungo periodo, diciamo che quando ormai l'Europa è stata in grado di camminare con le sue gambe, lì è sorto il problema del sistema mondiale degli Stati, che è chiaramente ormai al centro della decisione politica fondamentale del mondo. Non c'erano più per gli europei, c'erano gli Stati Uniti da una parte, l'Unione Sovietica dall'altra, ma è ovvio che per un certo periodo gli Stati Uniti sono stati forse se continuare a sostenere il processo di integrazione europea, perché si trattava di dar vita ad un processo che avrebbe potuto, non dico sostituire, no, ma mettere in discussione l'egemonia degli Stati Uniti del mondo. E poi c'era un altro elemento fondamentale che è esattamente legato ai residui, desideri di potenza dei singoli paesi. C'era il problema tedesco, quello che siamo la Germania, dopo la fine della seconda guerra mondiale, gli americani inizialmente sostenevano delle ipotesi folli. C'era il piano Morgenthau che prevedeva la eliminazione totale della RUR, che rappresentava il bacino centrale della potenza industriale tedesca. Si trattava di far saltare per aria gli impianti che producevano acciaio da una parte e dall'altra di inondare le miniere di carbone. Questa soluzione evidentemente non fu attuata e anzi lo stesso Jean Monnet, che a quell'epoca con il primo governo di De Gaulle era il responsabile della pianificazione francese, ricordate con una certa sorpresa, beh sì, per un lungo periodo di tempo, fra gli anni 50 e gli anni 70, in tutti i paesi europei si parlava di pianificazione. Ebbene, lo stesso Jean Monnet si rese conto che la ripresa della potenza economica francese, che aveva bisogno anche dell'apporto della Germania,
Germania, soprattutto sotto forma di spedizione di carbone, che costava accidentalmente molto meno del carbone americano, non poteva avviarsi questo piano di ricostruzione della Francia in assenza della disponibilità del carbone in generale dell'apporto tedesco. Questo è un elemento che spesso è rimasto sul quadro europeo, cioè il tentativo della Francia di utilizzare la potenza della Germania per rafforzare la propria proprio potere nel mondo. Ma qualcuno dirà, ma non abbiamo detto che il sistema europeo degli stati è morto con la fine della seconda guerra mondiale? È vero, perché appunto con la fine della seconda guerra mondiale le potenze periferiche del sistema europeo, Stati Uniti e Unione Sovietica, sono diventate le potenze centrali del sistema europeo degli stati. Però c'è un però, che in seguito al processo di integrazione europea, i paesi europei si sono rafforzati a loro volta, non sono più in condizioni difficili come erano subito dopo la fine della seconda guerra mondiale. E quindi questo ha dato vita ad un certo scarso realismo tra alcuni paesi europei. Ecco, questi sono gli elementi che a mio giudizio stanno alla base della creazione del processo. Ecco, allora a questo punto. È opportuno ritornare su Jean Monnet, perché, come accennavo, Jean Monnet riteneva che non fosse possibile creare l'Europa da un momento all'altro, e che fosse necessario creare quella che poi fu definita l'Europa dei piccoli passi, ma questo approccio non esaurisce il quadro delle possibili opzioni del processo di integrazione, perché in origine, parlo appunto degli anni 50, vi erano due approcci fondamentalmente diversi all'interno del quadro. Da una parte c'era l'apporto appunto funzionalista, è stato anche definito così, diciamo, l'Europa dei piccoli passi. Creiamo degli interessi comuni fra i paesi europei, identifichiamo dei punti di minore resistenza alla decisione che possono consentire un avanzamento del processo. E voi sapete che poi il processo è andato avanti, ripeto, tra difficoltà e risultati positivi. Pensiamo che già negli anni 60 si crea una specie di unione economica limitata al quadro dell'agricoltura, la politica agricola comune risale a quegli anni. E poi si è avuto l'obiettivo del grande mercato interno all'inizio degli anni 90 e poi alla fine degli anni 90, nel 1999, l'Unione Europea, su cui non interveniamo perché a questo punto siamo completamente al di fuori del quadro che ci è stato assegnato. Sull'altro fronte però c'era l'opzione federalista che fa capo a Altiero Spinelli, un resistente che appunto nel confino di Ventotene nel 41 scrive uno dei documenti fondamentali dell'avvio del processo di integrazione, il manifesto di Ventotene, in cui appunto si sottolinea la necessità di superare la guerra tra i paesi europei e di dar vita ad un vero e proprio Stato federale europeo. Bene, l'obiettivo di Spinelli è sempre stato, perché poi è rimasto attivo fino agli anni 80, Spinelli, è sempre stato quello di giungere alla Federazione Europea attraverso un processo costituente.
l'obiettivo era quello di creare uno Stato vero e proprio, a semiglianza, ma con una buona differenza evidentemente di quanto era capitato negli Stati Uniti dopo l'acquisizione dell'indipendenza da parte delle 13 colonie rispetto all'Inghilterra, e questo doveva avvenire appunto attraverso un'assemblea costituente, tra i rappresentanti di quello che già a quell'epoca si chiamava il popolo europeo, anticipando un po' i tempi, dovevano riunirsi in un'assemblea costituente, a somiglianza di quanto era avvenuto in altri paesi, pensiamo al caso italiano, dotarsi di una carta costituzionale europea. Ebbene, questo processo, questo approccio inizialmente ebbe qualche chance perché poi, come immagino racconterà la professoressa Preda la prossima settimana, la CECA non fu isolata, subito dopo vi fu l'obiettivo della Comunità Europea di Difesa, che avrebbe dovuto creare un esercito europeo, e anche qui l'iniziativa partì nuovamente dalla Francia, con Jean Monnet, che suggerì la creazione di un esercito europeo, con la certezza che ovviamente un esercito senza Stato non ha senso, e quindi fu possibile inserire in questo progetto un'ipotesi di natura politica avanzata, grazie all'azione di Spinelli e in particolare all'iniziativa del governo italiano, fu inserito nel trattato che avrebbe dovuto dar vita, come sappiamo, la CEDU lì, alla Comunità Europea di Difesa, un articolo che avrebbe dovuto creare una comunità politica europea, che avrebbe dovuto ricevere poi una Costituzione europea. Questo processo si è concluso nel 1954, con la bocciatura della CED, e a quel punto la primissima fase del processo di integrazione, quando l'obiettivo era chiaramente di natura politica, venne accantonato e lì si partì con la unificazione economica, vari passaggi che venderanno descritti dalla professoressa Preda. Accennava al fatto che Spinelli è rimasto attivo fino agli anni Ottanta, nel senso che questi due approcci ai quali ho fatto riferimento all'inizio erano fortemente conflittuali tra di loro, anche se erano alcuni punti di contatto. Per esempio, una cosa strana è che inizialmente sia Jean Monnet sia Spinelli erano contrari alla Comunità Economica Europea. Poi le cose sono cambiate, entrambi hanno modificato il loro atteggiamento. Spinelli poi fu inserito nel processo di sviluppo della Comunità Economica Europea, dell'Unione Europea, divenne un commissario europeo e fu l'artefice del primo progetto di trattato costituzionale europeo, grazie alla sua azione all'interno del Parlamento europeo. Fu stilato questo progetto di trattato, che venne poi presentato agli Stati. Gli Stati ovviamente nel frattempo si erano rafforzati, che non avevano assolutamente nessuna intenzione di rinunciare alla loro sovranità, presero il progetto di trattato del Parlamento europeo, lo misero in un cassetto e per un po' non se ne parlò più, però il problema era risolto. Intanto, sotto il profilo storico, va detto che a quel punto lì, quando si riparla all'interno del Parlamento europeo, incidentalmente, la sede del Parlamento europeo si ricambia da Bruxelles, intitolata ad Altiero Spinelli. Quando si riparla di Costituzione europea, quindi sottolineando gli aspetti di natura democratica nel processo, e ormai rimane sul campo questa parola, e ci sono stati vari tentativi di creare una Costituzione europea, un trattato che poi però venne bocciato dalla Francia e dal
dei Paesi Bassi e alla fine questa sorta di Costituzione europea fu condensata nel trattato che attualmente governa l'Unione Europea. E, bene, questi due approcci dei quali parlavo in precedenza, alla fine convergono tra di loro, tanto perché sia gli uni sia gli altri, sia Spinelli sia Michel Bonnet, avevano un obiettivo finale comune. E poi perché col procedere del processo divenne sempre più evidente che non era possibile giungere alla tappa finale se non affrontando gli aspetti di natura politica. Alcune osservazioni ancora per concludere sugli aspetti istituzionali della CECA. Aveva una struttura di carattere federale che poi venne ripresa dalla Comunità Economica Europea. Voi sapete che la Comunità Economica Europea abbiamo la Commissione che dovrebbe essere una sorta di governo europeo, una sorta perché non c'è. Il processo democratico europeo non è sufficientemente avanzato, anche lo stesso Parlamento europeo non è un Parlamento che ha il potere di dare o di togliere la fiducia a un governo. Appunto l'alta autorità, formata da nuovi membri che avevano l'obiettivo di difendere gli interessi comuni dell'intera area della CECA. Un consiglio di ministri in cui erano rappresentati gli stati e tutt'oggi all'interno dell'Unione Europea c'è questo consiglio di ministri, un'assemblea parlamentare che a quell'epoca era formata dai rappresentanti eletti dai singoli parlamenti, poi con 79 quando si arrivò all'elezione a suffragio diretto del Parlamento europeo, questo elemento fu accantonato. Una Corte di giustizia e un comitato consultativo. Che giudizio si può dare della CECA che incidentalmente non esiste più? CECA. Si trattava di un trattato di durata cinquantennale, infatti nel 2002 la CECA è stata sciolta, mentre appunto la Comunità Europea non ha questa deadline finale. Beh, intanto va detto che fu proprio l'inizio del processo, nel senso che si creò un formato che poi successivamente è stato utilizzato sia all'interno dell'Europa sia in altre forme di integrazione economica internazionale tipo Mercosur dell'America Latina. Un altro elemento interessante è che i poteri dell'alta autorità erano molto avanzati, cosa che oggi invece non accade, perché all'interno dell'Unione Europea la Commissione, che dovrebbe essere una sorta di alta autorità dell'Unione Europea, non ha poteri assoluti. Ne ha molti perché con l'avanzamento del processo di integrazione economico, quando si è arrivati a capire che una moneta senza trasferimenti finanziari dai paesi europei, senza un minimo di democrazia, non poteva funzionare, in quel contesto la Commissione, come sappiamo, ha molti, molti poteri e basta leggere i giornali di questi giorni per scoprire che il governo italiano teme che lo sforamento del 2,2% che ha deciso di attuare
attraverso la legge di stabilità, la legge finanziaria potrebbe non essere accettato dall'Unione. Vabbè, mi diamo dei poteri, però non ha i poteri che avrebbe un governo vero, vero e proprio. C'è un altro elemento differenziale importante fra la CECA iniziale e l'Unione Europea successivamente, Comunità Economica da prima, poi Unione Europea dopo, ossia l'approccio di governance del mercato. Nel senso che la CECA era fondamentalmente guidata dal modello del cartello. Si sapeva che esistevano dei cartelli, sia ossia degli accordi per limitare la concorrenza, sia all'interno dei singoli paesi, sia a livello europeo, per i produttori del carbone e dell'acciaio, che incidentalmente ovviamente erano contrari alla CECA, come ovvio. Però l'approccio utilizzato era lo stesso col trasferimento a livello europeo, quindi l'obiettivo era quello di intervenire pesantemente sul mercato, con prezzi minimi, dazi nei confronti dei paesi terzi, anche se a quell'epoca non esisteva ancora, come poi capita con la Comunità Economica Europea, la tariffa esterna comune, i singoli paesi avevano dei dazi differenziati. Oggi la situazione invece è radicalmente cambiata. Non ultimo perché nel frattempo il mood, cioè l'atmosfera che riguarda la politica economica è cambiata radicalmente. A quell'epoca si parlava di pianificazione, anche in Italia si è parlato a lungo di pianificazione, imperava la dottrina economica di Keynes. Gli stati non solo dovevano avere dei bilanci in disavanzo, ma addirittura, se era necessario, dovevano creare moneta. Le banche centrali erano sotto il controllo dei singoli governi e ubbidivano agli ordini dei vari governi. Oggi la situazione è radicalmente mutata. Oggi l'ipotesi di politica economica che sta alla base del funzionamento dell'Unione Europea è radicalmente differente. È il neoliberalismo nella versione tedesca, in cui sono fondamentali le regole, ma tutto il resto non conta. E in particolare anatema sugli disavanzi. Sapete che anche l'Italia ha introdotto nella propria Costituzione l'obiettivo del bilancio in pareggio, salvo poi ha fatto che inizialmente doveva essere quest'anno, poi è stato spostato all'anno prossimo, adesso con la nuova finanziaria viene spostato al 2018, eccetera. E questa è una differenza piuttosto importante nell'approccio, piuttosto importante anche in ordine ad alcuni dei temi fondamentali della nostra vita economica e politica, ma valeva la pena di fare tutti questi sacrifici che abbiamo fatto in questi anni. Non si poteva fare come gli americani, che continuavano a ispirarsi a Keynes e sono riusciti nell'arco di pochi anni a superare la crisi economica, mentre noi siamo appena usciti. E concludo. Dicendo che, intanto qui ho preso un appunto che si riguarda con i genovesi, e cioè che in quel periodo vi era una fase dei 100 fiori, delle iniziative e degli studi a distanza di poche decine di metri. Nel 52, Camera di Commercio, si tenne un congresso internazionale intitolato L'economia della Federazione Europea, sarà la quale Federazione Europea, non quel periodo, in cui furono poste le basi da parte di illustri economisti che parteciparono a questo convegno
patrocinata dalla Camera di Commercio per gli sviluppi successivi che hanno riguardato la storia dell'integrazione economica europea. Ecco, chiusa questa piccola parentesi localistica, fu un punto di svolta fondamentale quello della CECA, perché si dimostrò, come già aveva anticipato, previsto Spinelli e gli altri resistenti che erano nel confine di Ventotene, che l'obiettivo di uno Stato europeo non era un obiettivo di carattere utopistico, Stati Uniti d'Europa voluti da Mazzini, da Garibaldi e quant'altro, ma era un obiettivo che si poteva perseguire con difficoltà, passo per passo, avendo in mente un obiettivo, ma era un obiettivo di politica concreta. Grazie. Grazie professore, se ci sono domande vi ricordo che potete utilizzare ciascuno i microfoni che avete sul tavolo, basta schiacciare quel rettangolino bianco che vedete sopra la scritta italiana in locale, quindi tutti agevolano. Tanto è solo una domanda. Il relatore ha fatto un bel parallelismo tra il periodo la CECA e quella che è l'Unione Europea oggi. Mi sembra di capire, si possa dire, che con l'iniziativa della CECA, con questo progetto, si cercò di fare una politica dell'energia europea e industriale europea, che e naturalmente con dei limiti, si parlava solo del carbone, per esempio non c'era di mezzo petrolio e cose del genere, però e nemmeno il discorso dell'elettricità. Oggi c'è una politica dell'energia europea e una politica industriale europea, o siamo all'interno di comportamenti di tipo nazionale e non quindi di livello europeo? Rispondo a questa sollecitazione, sì. È vero, la CECA inizialmente aveva l'obiettivo di dare vita ad una politica comune dell'energia, una politica industriale, ma per quanto concerne la politica dell'energia non fu in grado di attuarla. Per quanto concerne la situazione attuale, va detto che questi due obiettivi sono ancora in alto mare, oggi come oggi. Intanto per ragioni di carattere politico generale, perché ci sono alcuni paesi come la Francia che hanno alle spalle una tradizione colbertista di intervento dello Stato dell'economia, che hanno l'obiettivo dei campioni nazionali, ma altri stati non sono d'accordo su questo approccio. I tedeschi in particolare rimproverano ai francesi di puntare a queste imprese campioni europee, con tutto il corollario degli aiuti che bisognerebbe fornire, e questa è una delle ragioni che blocca la nascita di una politica industriale europea. O meglio, la politica industriale europea esiste, ma in senso negativo, è una delle maggiori politiche della comunità europea, è libero scambio a livello di mercato interno, non passa mese senza che qualche intervento degli stati
venga sanzionato dall'Unione Europea perché appunto gli aiuti di Stato sono proibiti. La situazione, a mio giudizio, è un po' diversa per quanto concerne la politica dell'energia, perché attualmente l'Europa si è resa conto che senza una politica abbastanza comune in questo settore ci troviamo di fronte a gravi limitazioni della stessa sovranità europea. E qui c'è da dire che la situazione attuale è molto più avanzata di quanto non fosse negli anni 70, quando si ebbe il primo shock petrolifero, in cui alcuni paesi, mi pare che fosse l'Olanda, furono in grave difficoltà perché gli altri paesi europei non erano disponibili ad aiutarla. Oggi c'è invece la coscienza che è necessaria questa politica energetica comune, ma si procede con difficoltà su questo fronte. Professor Tausello, mi ha stimolato molto in questa sua lezione molto molto interessante, ampia e approfondita. Mi ha stimolato nel sottolineare e richiamare come l'inizio del processo che sta alla base della Costituzione della CECA aveva in Jean Monnet e Altiero Spinelli, diciamo, non solo due leader europeisti, ma espressione di due metodi, quello funzionalista e quello federalista, che potevano essere diversi nell'approccio, nella tempistica, nelle modalità, ma potevano convivere in quanto erano dentro un comune orizzonte. Mi pare che questo sia stato la sottolineatura e il richiamo fatto dal professor Tausello. Vorrei aggiungere, vengo alla domanda, probabilmente due metodi che convivevano avendo alle spalle ovviamente da una parte una spinta dei governi che in allora, dei paesi che in allora erano all'inizio sei paesi fondatori di quella che diverrà comunità economica europea, ma anche, diciamo, una spinta che forse oggi definiremo dal basso, nel senso che questa tensione europeista era forte anche i singoli paesi che non fecero l'errore che invece gli stati fecero nella prima guerra, nel primo immediato dopoguerra, laddove si riproposero nazionalismi, qui si pensò, e devo riconoscere invece il ruolo fondamentale appunto degli Stati Uniti d'America, come ha richiamato il professor Rossello. La domanda in questo quadro è questo: viviamo invece una seconda fase nella quale movimenti anti-europei sempre più forti vedono una pulsione sia nell'opinione pubblica, ma anche interpretata dai governi. L'esempio ultimo potremmo dire è quello del voto polacco, prima del voto ungherese, ma addirittura abbiamo il paradosso in cui spinte indipendentiste di paesi europeisti, penso in ultimo alla richiesta della Catalogna, questo referendum, che però non vogliono uscire dall'Europa. Contraddittorio e paradossale lo stesso referendum che si è svolto in Scozia alcune settimane fa. Dunque, vengo alla domanda, ma oggi l'Europa, che pure è in una situazione, diciamo, di deficit democratico,
Quanto ha in comune ancora quella, diciamo, quell'orizzonte rispetto al quale invece gli elementi di regressione nazionalistica appaiono molto più forti rispetto agli elementi che avrebbero richiamato Jeannet e Altiero Spinelli, ovvero quel comune orizzonte che con tempistiche, metodi e strumenti diversi però avevano questa visione unitaria e generalista. Grazie per la domanda. Per quanto concerne la questione dei movimenti anti-europei, è opportuno appunto, come hai fatto tu, sottolineare che si tratta di fenomeni che riguardano non soltanto l'opinione pubblica ma anche alcuni governi. E tra l'altro questi governi, in particolare, si tratta dei governi dell'Europa dell'Est, non tengono conto di tutti i benefici che hanno ottenuto dall'aggregarsi all'Unione Europea. Benefici non solo di natura economica, ma anche di natura politica, nel senso che nonostante il modificarsi del quadro politico internazionale, rammento appunto il colpo di mano di Putin in Ucraina, in Crimea, vi sono delle tensioni di natura geopolitica internazionale che un paese piccolo come può essere l'Ungheria, la Slovacchia e così via, non è in grado di gestire da solo, ma che viceversa all'interno dell'Unione Europea è in grado di gestire con la speranza di un certo successo. In generale poi va sottolineato il fatto che riguarda anche lo sviluppo di movimenti indipendentisti che nell'ambito della globalizzazione una delle possibili reazioni è quella di far riferimento alle radici localistiche. Abbiamo mille esempi, anche in piccolissimo. Siete accorti, per esempio, che Il Secolo ogni domenica pubblica una pagina genovese, nel senso che di fronte al mare magno della globalizzazione, dove c'è lo scontro fra i grandi paesi, dove si decide la sorte dell'economia di singoli comparti, è normale che si abbia una reazione di difesa. Però questa reazione di difesa deve essere una reazione che tiene conto del quadro complessivo della situazione internazionale. Tu sottolinei giustamente che nel caso della Catalogna e anche nel caso della Scozia, questi movimenti localistici desiderano comunque rivedere l'intera Europa. Anzi, a proposito della politica pericolosa che sta gestendo il governo conservatore inglese, Cameron non tiene conto del fatto che qualora la Gran Bretagna dovesse decidere di uscire dall'Unione Europea, immediatamente si avrebbero delle fortissime chance che la Scozia esca. E quindi occorre essere coscienti del fatto che queste mini patrie possono avere un senso se sono inserite all'interno di un quadro più vasto che fornisce gli strumenti per tentare, non dico di governare, perché è impossibile, ma per tentare di ridurre i danni della globalizzazione.
Vedendo poi alla domanda che mi è stata fatta a proposito dei rapporti tra governi socialdemocratici di un tempo e la situazione attuale, non posso che ribadire quanto ho detto nel corso della mia conversazione a proposito del contrasto che ormai esiste fra la gestione delle politiche nazionali e la gestione della politica europea. Vale a dire, quindi faccio in particolare a un modello che è noto come il modello un certo Rodrik, non è possibile contemporaneamente avere libero scambio, diciamo pure globalizzazione a livello internazionale, sovranità nazionale e sovranità europea, o sovranità a livello sovranazionale. Uno di questi tre elementi deve necessariamente venire meno. E come ho accennato, di fronte al fatto che le difficoltà del processo di integrazione mettono in evidenza come i margini di autonomia delle singole democrazie nazionali sono fortemente compressi, la soluzione non consiste nel tornare indietro, ma nel andare avanti, vale a dire nel trasferire democrazia e potere politico a livello europeo. È per quello che la strada in direzione trasferimento di nuovi poteri di natura politica e democratica a livello europeo è difficile, ma è presente in questa società. E quindi, per rispondere alla tua domanda, certo, non esiste più l'europeismo diffuso che esisteva un tempo. Oggi la situazione è cambiata, chiaramente se si rifacesse un referendum del genere è chiaro che questi risultati così elevati non verrebbero raggiunti, anche se io sono dell'idea che se si organizzasse un referendum sulla uscita dall'euro, cosa che come sapete nella nostra Costituzione non è possibile, la nostra Costituzione non prevede di effettuare dei referendum sui trattati internazionali, ma se in ipotesi si dovesse fare sono sicuro che alla fine vincerebbe magari per un margine limitato sì, al rimanere all'interno dell'Unione Europea e della moneta unica. Incidentalmente sottolineo il fatto che forse gli è fuggito che la stessa Le Pen, presidente del movimento di estrema destra fascistizzante in Francia, non parla più di uscita della Francia dalla zona euro. Attualmente chiede di discuterne, eccetera. E ho anche l'impressione che il suo imitatore italiano si stia muovendo nella stessa direzione. Fino a 6 mesi fa, un anno e mezzo, tutti quelli che hanno accesso ai talk televisivi parlavano di uscita dell'Italia dalla zona euro. Attualmente mi pare che questa opzione stia perdendo terreno. Ci sono delle domande, se direi a questo punto, visto anche che il tempo sta scorrendo velocemente, lascerei la parola per le conclusioni di questo incontro al presidente dell'ISREC, Giacomo Rossi. Grazie conclusivo e di ringraziamento per questa bellissima lezione del professor Rossello, una lezione che ci ha offerto un quadro analitico di conoscenza dei fondamenti su cui l'Unione Europea prima economica europea che muove appunto dalla costituzione della comunità del carbone e dell'acciaio ci consentirà la prossima occasione di affrontare in mezzo dei
dinamiche istituzionali e il quadro di riferimento politico che è intrinseco alla firma dei trattati di Roma e dello sviluppo che porterà all'Unione Europea. Una tappa importante, fondamentale, quella prossima, voglio subito dire, non si svolgerà giovedì prossimo, ma martedì 24, sempre qui nell'aula, nella sala consigliare di Palazzo Spinola. L'occasione è davvero gradita per ringraziare Franco Frossello, oltre che essere un insigne docente, un eminente economista, lo consideriamo anche un carissimo amico personale, un amico dell'istituto. Non a caso, a fondamento del progetto europeo vi è anche, vi sono i valori dell'antifascismo e della resistenza. Non a caso abbiamo voluto in questa seconda fase di questo percorso sulla storia del Novecento integrare una riflessione sulla storia d'Italia con il percorso che inizia nell'immediato dopoguerra nella costruzione di una prospettiva unitaria e federalista europea che consideriamo, uso non il plurale maestatis, ma uso il plurale come convincimento di un'ampia soggettività democratica nella quale si riconosce l'Istituto Ligure per la storia della resistenza e dell'età contemporanea. Io ritengo che non vi sia un orizzonte di sviluppo della democrazia in Europa al di fuori di quel progetto. Il rischio di una regressione nazionalistica che pure vi è assai pericolosa, non solo per le ragioni che richiamava il professor Frossello e perché in queste settimane vediamo come sono tornati di moda anche i fini spinati che pensavamo, ci auguravamo di non vedere mai più nella terra in un continente che ha così tanto sofferto. È l'occasione anche, ero gradita per, come per gli altri professori, far dono a Franco Frossello della ricordo dell'istituto, del nostro istituto, e nel ringraziarlo nuovamente per questa lezione, ringrazio voi per la presenza e vi invito alla prossima lezione. Questo ciclo di lezioni, Franco lo sa, prioritariamente rivolte agli studenti delle scuole universitari e delle scuole medie superiori, tant'è come ricordava Augusto Roletti nella sua introduzione, questi corsi li teniamo in stretta collaborazione con l'Università di Genova e la Direzione Scolastica Regionale. Grazie tanto.